dopo Lima un campione del mondo. Siamo onorati di essere qui con Pluto Aldair. 1994, oro negli Stati Uniti con il suo Brasile e argento nel 98 in Francia, sempre secondo. Pluto, 13 anni a Roma, adesso per la prima volta a Pesaro. Per la prima volta a Pesaro, sì, con football, i sport che dopo calcio, quelli che mi piace fare di più, quindi ci divertiamo con gli amici. Senti, i 13 anni a Roma ti hanno addirittura ritirato la maglia numero 6, questo dice tutto sul ricordo e sulla magnificenza che hai lasciato in quella città. Sì, sono stato 13 anni, è chiaro che è alto e basso, penso che durante, sono tanti anni, però sono stato felice di giocare in un club importante in Italia e nella Roma, quindi ho un grosso rispetto dei tifosi della Roma. È chiaro che si poteva fare di più con la squadra che ci abbiamo avuto col capello, non siamo riusciti, però sono contento di quello che è successo quegli anni. Beh, non siete riusciti, però avete vinto un campionato straordinario, no? Quindi quel campionato del 2001 resta nella storia. Sì, anche perché ho passato già passato un po' di anni, no? Quindi speriamo che possa soprattutto arrivare uno che possa fare una squadra forte, perché i tifosi meritano della Roma, davvero. Torniamo a quel mondiale del 94, ma quando il grandissimo Roberto Baggio è andato sul dischetto, tu avresti mai detto che avrebbe sbagliato quel rigore? Mai, mai. A Baggio penso che nessuno ci poteva aspettare. Avevamo più fiducia dopo Baggio che c'era Bebeto che batteva, quindi più quelli là, non ci contava su quelli sbagli di Baggio, però la partita è stata molto equilibrata, penso che si faceva tanto caldo come oggi qua, quindi era difficile, abbiamo giocato in un orario un po' strano così da giocare una finale di mondiale. Tu sei fra i pochissimi giocatori al mondo ad aver giocato due finali mondiali, è un record, è una cosa che ti dà ancora più orgoglio per quello che hai fatto. Sì, a parte Cafu che ha giocato tre finali, tre finali di seguito, vincendo due, quindi sono stato contento. Sono stato mondiale nel 90 in Italia, dopo 94 e 98 in Francia, quindi penso che sia stato 10-11 anni nazionale, quindi sono stato contento e felice. Pluto, ti cito quattro nomi di quattro attaccanti, cominciano tutto per la R con le quali hai giocato. Rivaldo, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. Solo a pronunciarli a noi ci mettono i brividi, tu ci hai giocato insieme. Chi è il più forte? Onestamente, senza offendere nessuno. Diciamo che io e Romario abbiamo sempre giocato a piccolo, lui giocava, facevamo sempre i derby lì a Rio de Janeiro. Ronaldo è quello più coronadino, quello più piccolo degli altri due, però in nazionale ho giocato con Ronaldo, Rivaldo e Romario. Ancora non ci hai risposto, chi è il più forte? Il Ronaldinho è quello che conosco meno da gioco, siamo stati solo una volta insieme. E l'ho detto sempre, quello che secondo me è Ronaldo fenomeno. Il modo suo di giocare è quello che ci ha fatto soffrire tanto qui in Italia, quindi penso che Ronaldo è fenomeno. La particolarità è che tre di questi giocatori hanno giocato nel Milan. Sì, è vero. Però quando sono arrivato in Milan non c'ero più, avevo già finito di giocare, quindi sono stato fortunato, diciamo. Pluto, chiudiamo perché vedo che devi andare a giocare, qui gli organizzatori ti stanno reclamando. Tu hai detto giocando da attaccante prendevo troppi calci e allora hai deciso di diventare il simbolo e uno dei giocatori, dei difensori più forti del calcio brasiliano di tutti i tempi. È vero che prendevi calci da ragazzino? E quindi dopo hai deciso di darli? No. Sì, ho iniziato a giocare da attaccante da piccolo, giocavo perché la squadra era di mio padre, chiaro. Però andando a Rio de Janeiro dopo ho iniziato a giocare da difensore, penso che da difensore ti vedo tutto il campo, diventa più simile, più facile da giocare. Dopo sono stato fortunato a giocare sempre con grosso campione, questo ti facilita molto la vita. Grazie Pluto, allora in bocca al lupo per il torneo di oggi. Obrigado.
Grazie, no, pregato, grazie a voi. Grazie. 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 Oh, sono strade corte. Che mi piace.